Siamo in compagnia oggi di Marco Piron, studente dell'ITS meccatronico e che sta svolgendo in LEAS il suo tirocinio. Salve a tutti, io sono Marco, come già detto, sono studente dell'ITS meccatronico di Padova e sono qui a svolgere il mio tirocinio da circa un anno. E in che settore sei impiegato, Marco? Attualmente sono impiegato nel settore elettrico e nell'ambito della produzione e della realizzazione di prodotti elettrici per le macchine che produciamo qui in LEAS. Cosa ti porti a casa, Marco, di questa esperienza in LEAS? Sicuramente una prima esperienza positiva di lavoro, un'esperienza in un ambiente tranquillo con delle persone pronte ad aiutarti e a spiegarti qual è il lavoro da svolgere e perché va svolto. Se dovessi consigliare questa esperienza a qualcuno, perché lo faresti? Lo farei perché qui in LEAS si trova un ambiente dove si può crescere, dove si può maturare e imparare molto, sia riguardo al mondo tecnico, sia a livello umano, con delle persone che sono veramente eccezionali. Grazie Marco per la tua testimonianza. Grazie a voi. Siamo qui ora con Mattia Pizzinatto, studente dell'ITS meccatronico, anche lui sta svolgendo il suo tirocinio in LEAS. Sì, buongiorno, sono Mattia Pizzinatto, ho 20 anni e sto svolgendo l'attività di formazione in LEAS da poco meno di un anno. In che settore sei impiegato, Mattia? Sono occupato nel settore tecnico elettrico in LEAS. Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Da questa esperienza mi posso portare una grande formazione sotto l'aspetto soprattutto elettrico, appunto perché sto lavorando su impianti altamente complessi, affiancato da personale qualificato. Se dovessi consigliare questa esperienza a qualche tuo amico che frequenta l'ITS, perché lo faresti? Lo farei appunto perché questo luogo è un ambiente molto positivo, formativo, appunto perché si trovano persone sempre disponibili e professionali. Grazie Mattia. Grazie.